Cosa vedi? Pensavo a una roba che ho comprato ultimamente. Ah, cioè, questa è scriptata, però la stai facendo recitata. No, no, non era recitata. Ah, ok, vabbè, lasciamo credere alle persone che non sia stata scriptata. Non credo fosse scriptata. No, non era scriptata. No, guarda che puoi dirlo. No, giuro, non era scriptata. Ma guarda che il pubblico non se la prende. No, non era scriptata, era tutto. Anche pensando che nei salotti di battute stiamo leggendo. No, non sto leggendo. Il gobbo dietro. Alza un po'. Sposta lì. Grazie, Roberto. Ciao, Robby. Ciao, Robby. La linea al TG4. Space Valley. Scialotto. Riverenze a tutta la valle spaziale. Grande, l'ha fatto giusto. Visto che roba, tu sei arrivato in ritardissimo. Cattivo esempio. No, rega, non ho più la bacchetta. Dov'è? Attenzione, Frank non ha la bacchetta in questo salotto. Vediamo se riuscirà ad affrontarlo. Tu non sta soffrendo. Sto soffrendo. Cosa è successo? Avete presente quei momenti in cui comprate delle cose di cui poi vi pentite, ma ancora di più quei momenti della vostra vita in cui avete comprato tonnellate di cose che poi vi hanno portato a un pentimento gli anni a seguire? Ma anche per dire, quando sei lì che svanghi nel passato e ti ricordi quella cosa che ti mettevi e che schifo. Per esempio le All Star bombate, io le avevo in pelle. Le All Star appare una foto adesso. Io in tessuto invece. Bello, aspetta, le avevo in beige. Io sto parlando delle All Star, quelle alte, però con il retro bombato. Sì, che avevi le tre bombature. Quelle bombate, le tre bombature. Sì, che roba, le avevo rimosse dalla testa, dal cervello completamente. Ma io le avevo coi lacci diversi. Nella scarpa destra rosa fluo e nell'altra, se non ricordo male, giallo tipo fosforescente. Evidenziatore. Quindi stiamo parlando del momento 15-16 anni truzzo. Secondo me era tipo passaggio medie superiori. Io in quel periodo lì, proprio nel passaggio medie superiori, prima superiore, mi ricordo una coalizione composta da Cesi, amici suoi e a un certo punto anch'io, di cinturoni col fibbione, tipo con le super chicche piuttosto che Popeye. Con le super chicche? Sì, il cinturone delle super chicche. Io avevo tutte e tre le super chicche. Ma che senso aveva questa cosa? Ma infatti non ho mai chiesto. Allora, perché ti guardano il pene così? Sei lì. Ma perché super chicche? Perché era la moda. Beh, era bello il cartone. La moda, vecchio. La cosa veniva la fuori. Moda. La facevi proprio vedere, cioè la tiravi proprio fuori. Io mettevo, cioè, fai conto che io avevo le magliette che ero proprio un bambino, no? Okay. Per cui era tutto proprio magrino, bassettino, per cui quando vestivo S comunque vestivo larghissimo. Con la maglietta di Armani jeans nei Tectonic. Con il simbolo della Tectonic cangiante argento. E solo che la maglietta quindi mi arrivava quasi alle ginocchia. Io la facevo proprio scavallare sulla fibbia della cintura per far vedere le tre super kick. Ma che cosa? Che qui è vero, ce la facevano tutti sta cosa. Io mi ricordo una volta che sono andato a scuola e poi lì, cioè io non ero così, volevo essere così per integrarmi. Ah, volevi? Sono andato tipo vestito tutto normale, All Star normali, jeans, camicia quella tipo della comunione azzurra, poi fibbione di Popeye. Che è proprio, è ancora peggio, sì, fare sì, così sì. Perché ti sta integrando a metà. Sì. E quindi c'è, dai nell'occhio. Ce l'hai fatta completamente. No. Cioè, la gente ci guarda e dice: guarda quello che ci sta provando. No. Gli elastici alle caviglie? No, è vero. Sì, sì, ma sì. Cosa stai dicendo? No, guardate che Cesare è un vaso di Pandora. Aspetta, ma però elastici quelli. Per i pantaloni? Sì, gli elastici per capelli. No, erano gli elastici normali. Quelli di gomma, quelli classici, colorati. Però quelli erano molto extreme. E io poche volte le ho messi. Ma perché ti fa il pantalone estreme. Così? Sì, perché tu mettevi, sì, facevi il risvoltino. Dopodiché ti legavi proprio strettissimo con gli elastici, sì, alla caviglia. Sì, la circolazione. Perché? È perché ai tempi, se andavi a cercare i pantaloni da comprare nei negozi, non te li vendevano con la caviglia stretta. Cioè non andavano, sì, ancora di moda. Quindi te li dovevi craftare tu. Io mi ricordo di un periodo che andavano di moda tra i maschi i pantaloni neri della tuta di Terra Nova da donna. Che avevano questa caratteristica di essere stretti in fondo. Io li ho comprati. Io li ho comprati. Un sottobosco culturale che io non sapevo. Ma sappiamo i pantaloni. Periferia vera questa. Sì. Ma Yevisu. Yevisu. Erano i pantaloni più ricercati dell'universo. Sai che io forse ho avuto i pantaloni peggiori qui dentro. Gli Angel. Terza media. Ali d'angelo sul culo. E li avevo presi in un outlet, quindi erano magari un po' fallati. Avevano delle punte di nylon che uscivano e a me sanguinavano le cosce. E io li usavo comunque. Per lo stile arrivavo a casa sfregiato. Però eri stiloso. Cioè eri considerato stiloso con le ali dietro sul culo. Io
mi consideravo stiloso. No, ma dico la gente intorno a te. Sì, beh, la gente intorno a te, sì, secondo me. Il periodo successivo dei pantaloni cargo. Chi? Ah, beh, se mettevi sempre solo pantaloni cargo. Di Carla. È vero, è vero. Io in quel periodo ero convinto che avrei messo pantaloni cargo per tutta la mia vita. Perché ero convinto che sarebbe stato proprio. Però sai una cosa. L'arrivo. Pantaloni cargo per me erano l'arrivo. Dopo la moda truzza è entrata quella dei Carhartt, di quello stile lì. Però in realtà non era stupida, perché i Carhartt, quel tipo di pantalone, quelli di tasche, tascone laterale, quei pantaloni sono intelligenti, sono stracomodi, sono pantaloni da trekking, sono da lavoro, la Carhartt è una marca da lavoro, negli Stati Uniti costa anche molto meno che in Italia, ma infatti la vedi lo sa dai contadini, è workwear. Se andavamo a scuola con tutti i pantaloni da lavoro, gli attrezzi pieni di cose, era fuori la chiave inglese. Io però, se devo essere sincero, prima di passare dai pantaloni attillati ai cargo, ho avuto anche in mezzo, forse un po' parallelamente, il periodo fattone peso, che avevo il Carl Cani, che i Carl Cani, per quelli un po' della nicchia, così lo sanno, sono i pantaloni largoni, quelli da rapperone americano, col cavallo basso, ma proprio brutesce. Cioè, che fai conto, la gamba è larga così, cioè dentro c'hai un mondo, cioè di quelli che ai piedi devi avere le scatole del latte, e ai piedi io infatti cosa avevo, le DVS, le Globe, le Etnis, anch'io. Poi vabbè, felponi tipo Volcom, compravo le bombolette, poi non è che andassi in giro a far roba. Cioè c'era semplicemente estetica. Facevo un rapper, stavo cercando la mia identità. A proposito, io in terza media ho deciso a un certo punto, dall'essere vestito da mia mamma, al volermi vestire io, non so per quale motivo, da emo. Da emo? Sì, ma io non ho mai seguito nulla, cioè non sapevo. Ma che è nata questa emo? Ma che devono avermi fatto vedere una foto di qualcuno. Capisci? Io sono andato dalla parrucchiera dicendo voglio i capelli così, da emo. Proprio gli ho detto così. Avevo i capelli ricci, quindi dovevo piastrarmi. E andavo a scuola tutti i giorni quasi, che non è che mi lavassi così tanto alle medie. Che schifo. Con i pantaloni, prima di prendere quelli dell'Angel and Davis e quindi di rottare un pelo sul truzzo. I pantaloni il più aderente possibile. La felpa con i teschietti, tutti i teschi. Ma ascoltavi qualcosa di riconosciuto? Cioè non tipo My Chemical Romance. Ma qualcosina poco, ma diciamo le cose più estreme erano Green Day, Blink, comunque più però, punk, non è che è però i Green Day un pochino forse ce l'avevano in quel periodo. Io fino a metà liceo, un po' triste da dire, ma sono stato praticamente un Lego montato dai miei genitori, nel senso che non mi interessavo minimamente di come mi vestivo, ma perché proprio metà liceo. Infatti lui le femmine le ha conosciute sui 20 anni, cioè diciamoci che sarà stronzo. No vabbè, ma nel senso, cioè nel senso, io mi sto esponendo, lui è un vero uomo, vero uomo, bravo. Scusa, ma pensa che Frank è un Lego montato da noi, perché ha tutti i vestiti nostri. È vero. Perché questa comunque, qua è di Cesare. Comunque sì, funzionava così. Io avevo 5 magliette di colori diversi, 3 paia di jeans, e portavo i jeans. È per quello che io ora non li porto più, perché sono traumatizzato. Trasgressivo. 3 paia di jeans di colori diversi, e poi avevo la scarpa più economica del Decathlon. Tanto comoda. Ci sta allora che guarda, tu... Ma è terribile. Ma sai, una roba allora, lui parla. Ma che cavolo. Ma dici quello che ci hai detto quando pensavamo a questa puntata. No, vabbè, quello che stavo dicendo era io alle medie, quindi concesso, non stiamo parlando di metà delle superiori. Portavo i pantaloni di tutona, quelli proprio piazzolaccia, color tipo khaki, avete presente? Okay. Il marrone schifoso. Sì. E avevo un color khaki più scuro e un color khaki più chiaro, tipo tutti slargoni in fondo con una striscia bianca laterale, e ai piedi le scarpe da calcetto Total 90, perlate. Ma questo con quando, 90. Scusa, quando? Seconda media. Ti assicuro che se avevi le Total 90 eri il più figo in assoluto. Sì. Ricordo, era tutta la gente che giocava a calcetto. Vabbè, perché poi uscivi da scuola e giocavi subito a calcetto. Io andavo da Decathlon a cercarle, ma costavano un sacco. Costavano 10 euro per le scarpe, non li spendevo. Io le Total 90 le avevo argentate con il 90 rosso. Sì, che poi faceva status giocare a calcio da piccoli. Io mi ricordo che avevo tutti i compagni delle Total 90 e loro erano quelli bravi. Ma Nick e Frank? Qualcosa che avete comprato. Ah no, vai pure, Nick e Frank, hai ragione. No, io mi ricordo il periodo pantaloni cargo. Tu però secondo me sei sempre stato un po' così, cioè, anche secondo me io avevo il periodo che ero bello sovrappeso e quindi mettevo delle gran cose un po' slargate per nascondere la cosa, comode. Però poi non mi ricordo più. È arrivata la camicia della tua vita. No, io prima ancora, prima di fatturare, mi mettevo tipo in secondo superiore ho scoperto che le camicie a tovaglia mi coprivano molto bene tipo la pancia, la pancettina, e quindi ho avuto questo periodo che mi mettevo solo le gran camicie a tovaglia.
di quelle squadrettate coloratissime. Confondono. Io che non me l'hanno fatto notare, che lo capivano, che era perché ero un cicciottello e volevo nascondere. E io ti ho conosciuto così. E quindi ho smesso poi. Frank. Avevo i pantaloni jeans strappati al massimo che ho fatto e basta. Ma gli anfibi non ci sono mai vestito da metallaro poser. Ero vestito, alle superiori mi vestivo da poser con le magliette dei gruppi. Lo faccio ancora adesso, dai, a volte. Ci sta, sì, classico, mi mancano non usare più le bretelle. Ecco, ci ho avuto il periodo anche bretelle. Quando poi andai anche a vivere con Nelson, lui usava le bretelle ed era una cosa figa. Ma raga, le bretelle non le uso, cioè, più. Andrebbero sdoganate di brutto. Perché non le usiamo a me più? Facevano venire un po' di mal di schiena. Ma solo io dico bretelle. Bretelle. Non è bretelle. Ok. Britanno. No, non lo so, magari. La bretelle. Bretelle. E invece quando eri più piccolo andavi di tunica. No, ero come tonno. Dai, l'hai capita. Indica i sandali. No, però anch'io come tonno venivo vestito dai miei genitori fino in prima superiore. In prima superiore ho scoperto che c'era questo posto che si chiama Piazzola a Bologna, dove si potevano comprare queste magliette di gruppi musicali. Ma guarda che bello essere un lego, te lo assicuro. Essere montato così non è male, prima pensi a nulla. Mia madre però mi vestiva tutto di paio. Che schifo, facevi i sughi. Sì, e c'era un mio amico, Tancredi, ciao, che mi dice, io dicevo, ah, ma mi piace la Costanza, però non gli piace. Perché i pantaloni di tuta, di paio. Lui era l'unico della classe con i jeans. E io dicevo, ma dove li compri? La sapeva lui. Dove li compri? Ma adesso com'è? C'è invece il vostro rapporto? Beh, tipo con... mio cugino, che lo saluto, che forse sta guardando, si veste malissimo. Adesso? No! Come? Cioè, perché c'ha i pantaloni corti, cioè scusa, non corti, tutti stretti, che si vedono tutte le caviglie, il cappellino militare. Ma è un 2003. Vabbè, piccolino. Vabbè, la moda. Dai, sono male, ragazzi, seguire un po'. Ma con proposito, di quando eravamo più piccoli, i pantaloni che appunto non avevano la caviglia stretta, che adesso sono quasi tutti così, non c'erano della nostra taglia, a voi non andavano sotto il pantalone? Sì, sempre. Si rompevano, si rompevano. Ma sai cosa, a proposito di questo, ma perché al giorno d'oggi è diventato sempre più complicato trovare dei pantaloni normali? Cioè adesso c'è lo skinny fit, lo slim fit, super skinny fit. Cazzo, entri in un negozio, io ci metto 40 minuti a capire soltanto le differenze tra i jeans, e poi scopri alla fine che i jeans normali, cioè tipo questi qua addosso normali, che non ti stiano iper aderenti alla gamba, non esistono. Cioè, come li trovi come adesso sono diventati come li trovi come regular oppure comfort. Cioè, io entro, vedo tutti quei nomi ed esco dal negozio. È vero. Questo fa sì che io non compri pantaloni nuovi. Cazzo, da 3 anni. Fai nervosire sta cosa. Ma poi, uguale con le magliette. Io sanno la vita stretta e le coscione, quindi non mi entrano mai. Ma guarda che i pantaloni skinny a me mi fanno paura, perché in un negozio famoso qua di Bologna ero rimasto incastrato in dei pantaloni skinny. Io l'altro weekend sono andato in montagna, mi sono comprato a Decathlon dei pantaloni cargo da montagna, quelli da trekking, non sono riuscito a tirarmeli su. Veramente? Io ho capito che sono ingrassato di brutto, che è male il mercato, però comunque, cioè, li fanno tutti strettissimi. Mettiamoci a fare cose normali, magliette non troppo attillate. Io avevo dovuto iniziare a usare i pantaloni da donna, perché loro sono un po' più piene di natura e quindi mi stavano meglio. Ma mi sembra questa distorsione del mercato. Sì, sono più piene. Ah, ho capito bene. Ma tu volevi dire qualcosa che hai comprato brutto? Ah sì, ultimamente sono andato in un negozio, ho comprato questa maglietta senza provarla. Super skinny, straight, no, fit. No, ho scoperto che era quelle da mega tamarro, che devi far vedere i pettorali. Scollate? È scollata con una V che mi arriva fin qua. L'ho indossato e ho detto, cosa ho fatto? Una V gigante che mi arriva qua senza pettorali. Anche con le magliette, per quelle con il collone scollatissimo. Ah, poi è vero, adesso è vero, le magliette sono tutte così papi. Scollate, è vero. Col collo a V fino veramente all'ombelico. Che se non hai qua due muscoli che si incastrano. È quello che stavo dicendo, non trovi cose normali. È una realtà che ci vuole o iperpalestrati o vestiti come degli idioti. Non è così, ragazzi. Cioè. Io ho comprato delle scarpe con i brillantini. Infatti. Quello è. Idiota. Normale. Quello rientra. Salutiamo tutti allora. E voi come vi vestite e che rapporto avete con la moda? Qual è la cosa più strana che avete mai indossato, magari nell'infanzia? O che avete comprato e non avete indossato? Sono tante quelle cose. Sì. Arrivederci. Sembri un albero di Natale. Ma scusa, ma sembra che mi stia per laureare a Hogwarts. Ma cos'è sta roba? La bottona della cosa. Sono Harry Potter. Siete molto carini.